È entrato nella struttura dopo aver forzato la porta d'ingresso alla ricerca di soldi che però non c'erano. Unico oggetto trafugato, la tesserina del versamento del bancomat. Poi l'accortezza utilizzata dal misterioso figuro per evitare di essere visto dall'esterno. Giù a gattoni e avanti a testa bassa. Ma le telecamere interne hanno ripreso tutto. Vandali in azione nella notte in piazza Ponterosso. La vittima è il fabbricato della pista di ghiaccio gestita dalla Flash SRL. Non si sa se chi si è introdotto nella struttura abbia agito da solo. Intanto il gestore del servizio ha portato il video in questura per formalizzare la denuncia. È successo che hanno forzato il piede di porco alla porta e stupidamente, perché è pieno di telecamere di cui stiamo visionando le immagini, e poi non abbiamo soldi, niente all'interno della pista, quindi l'unico danno che riscontriamo è la mancanza della tesserina del versamento del bancomat, quindi quando andranno a metterlo nel bancomat scopriranno il versamento, forse ci versano qualche soldino. Comunque vabbè, il danno è della porta, ovviamente la serratura. È dispiaciuto perché serve un po' più di rigore su queste persone che fanno questi atti vandalici e questi tentativi di furto, cosa gravissima che non è mai successo a Trieste nel corso di questi anni. La Trieste sta cambiando, spero che vivamente che venga poi preso. Le immagini sono molto nitide, adesso le stiamo visionando e visioneremo anche quelle delle telecamere intorno grazie alla questura di cui andremo a fare denuncia tra qualche secondo.